Thank you.
Ok. Qui non si passa. Volevo solo sapere che cosa ci facessero quei documenti nel suo ufficio. Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Albarn, cazzo! Il miglior biologo che un'infermiera che passa le giornate a pulire il piscio possa incontrare. Lo sai che ho conoscenze nei piani alti.
E sai che persino l'esercito si consulta con me su progetti che vanno oltre la tua comprensione? Quindi evita di farmi perdere tempo con domande idiote. Le chiedo scusa, dottore. Non avrei letto quei documenti, vero? No, li ho distrutti come mi ha detto. Bene. Bene. Se hai finito, puoi tornare a pulire il culo dei tuoi pazienti. Sei pagata per questo. E lustrami le scarpe. Sì, signore. Scommetto che sei brava nei lavoretti manuali. Ora sparisci e tieni la bocca chiusa. Wow. Che stronzo. Tyrell, Bard è morto. Gli hanno sparato. Merda, è il vaccino. Sto cercando. Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Qui è il capo del BRC, Nathaniel Bard. 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità e che il mio onore possa essere in parte riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation. E ha ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Sono un idiota. So che non mi lasceranno. Mio Dio, Jill lo sapeva. E si è fidata di me. Sarà qui. Ok, Jill. Sto arrivando.
trovato. Ottimo, ti raggiungo. Sta attento. Attento? Ma hai visto dove siamo? Sarà un miracolo se riesco ad arrivare tutto intero. Starei meglio, Jill.